Un caro saluto a tutti voi. Nel corso della nottata appena trascorsa c'è stato un accesso al pronto soccorso divano della Lucania di un nostro concittadino. Tra i sintomi, quello più importante, la febbre alta. I sanitari hanno ritenuto di inserirlo, anche per la storia dei suoi ultimi giorni, la sua permanenza a Venezia, hanno ritenuto di inserirlo tra i casi sospetti di coronavirus. Appena avuto notizia questa mattina, io ho immediatamente firmato delle ordinanze di isolamento per le persone che sono state a lui a più stretto contatto. Delle ordinanze che hanno uno scopo soltanto precauzionale, a tutela della incolumità pubblica, e che saranno immediatamente revocate se, come ci auguriamo, le analisi che sono state richieste all'ospedale Cotugno saranno negative. Se questo non sarà, se le analisi risulteranno positive, a quel punto, come sapete, ci sarà una ulteriore verifica delle controanalisi che saranno fatte dall'Istituto Superiore di Sanità presso a Roma. E noi a quel punto, se dovesse essere questo, dovremo cominciare un'altra procedura, sempre a tutela della pubblica incolumità. Ma in questa fase vi prego di stare tranquilli perché ritengo di poter dire che tutto questo non è detto che debba succedere, anzi io credo assolutamente che non succederà. Cerchiamo di avere sempre uno spirito positivo. In ogni caso, nella mattinata di oggi, come impegno preso, abbiamo completato la disinfezione delle scuole di Agropoli, svolte ditte specializzate che tra l'altro rilasceranno anche i certificati dovuti, e quindi stiamo rispettando quelle che sono le indicazioni che ci sono pervenute dalle varie ordinanze in questi giorni. Per il momento voglio rassicurarvi, dirvi che la situazione è sotto controllo e che mi auguro veramente oggi pomeriggio, appena avremo le notizie del caso, di potervi rassicurare con notizie positive.